allora sono qui con Mr. S.A. Makeup. Mr. S.A. Makeup, che è soprannominato da me Ciuffo, Mr. Ciuffo, che ha realizzato su di me questo trucco. Lui ha una tecnica molto particolare ed è questo che mi ha stupito di lui e del suo canale. Gli piace tantissimo esagerare col trucco e, come sapete, io ho la visione del trucco artistico. Voleva, insomma, ricreare un qualcosa per Capodanno, ma completamente folle, completamente... molto scenografico. Esatto. E se vi va di vederne altri, iscrivetevi al suo canale. E vi mandiamo un bacio e al prossimo video ne faremo altro insieme, sicuramente. Ovvio. Sì. Prima cosa, Antonio inizia il trucco stendendo ovviamente un primer su tutta la mia palpebra mobile fino alle sopracciglia. Successivamente passa alla realizzazione della base utilizzando un fondotinta di media alta copertura, ovviamente per coprire tutte le mie imperfezioni. Fissa questa prima base utilizzando una cipria e successivamente passa alla copertura appunto degli occhiaie, delle imperfezioni e rifissa il tutto sempre con la stessa cipria. Come ulteriore base per gli occhi utilizza un eyeliner nero in gel che sfuma su tutta la palpebra e anche nella parte inferiore dell'occhio. E sì, poi applica un ombretto nero matte, prelevato come vedete dalla Naked 2, e lo sfuma nella piega e anche ovviamente nella parte inferiore. Dopo aver applicato anche un highlighter subito sotto le sopracciglia e avermi dato una spiegazione tecnica dettagliatissima del trucco che stavo andando a realizzare, ovviamente le lentine particolari vado ad aggiungerle io. E successivamente, utilizzando un primer come base, aggiunge dei glitter argentati, particolarissimi e molto belli come vedete, sia nella parte superiore che in quella inferiore dell'occhio. Bene, qui già iniziamo a vedere il mondo in 3D, successivamente con l'applicazione anche di queste ciglia finte bellissime ho iniziato a non vederci proprio più. Comunque, andando avanti, realizza anche un contouring e applica i maxi super mega glitter anche su tutte le labbra. Adoro, io sarei veramente uscita così. Poi tra un balletto e un altro applica anche una matita bianca matte all'interno della mia rima. E utilizza questo spruzzino di glitter, questo era di Bottega Verde, ma ce ne sono in giro di svariati marchi, per rendere ancora più luminoso e glitterato il tutto. E anche qui adoro questo effetto regina delle nevi proprio. E infine ultimo tocco di luce con un illuminante. Bene ragazze, la realizzazione di questo trucco è terminata. È di certo un trucco molto scenografico e accentuato, ma sicuramente potrete trarne spunto per il vostro look per Capodanno. Questa volta io e Mr. Ciuffo speriamo tanto vi sia piaciuto. Vi lascio a fine video per un piccolo backstage e il video vlog delle giornate passate assieme. E questa volta buon divertimento per il 2013. Oh no! Via. Ma sta già registrando? Certo. Ovvio che sì. Vai, che così c'è luce. Ma no, però mi fai venire da ridere così. Vabbè, tanto non vengo in telecamera. Commerciali la trovi, ma anche da Vaccari le profumerie le vendono. Da Vaccari? Mm-hmm. Non esiste qua. Vaccari. Ciao, mi chiamo Cindy. Non si può bere.
troppo bello. Belli rumori sottofondo in sto video. Vabbè, fortuna che si tolgono. Alta moda, amore. Ma no, sai. Fottiti alta moda. Lo faccio la bella statuina. Esatto, esatto. Bella posizione, guarda, sembra anche più magro. Tutto naturale, comodo questo. Oh mio Dio, mi ha toccato la spalliera. Stai a te, ti vedo meno spocchiosa anche per Rechena. Mio Dio. Allora. Oh mio Dio. Ok. Cosa c'è? Non lo so.